Onorati di questa attenzione che Poste Italiane ha voluto riservare alla nostra città, baricentro del Mediterraneo, perché in 2 anni ha già emesso 3 francobolli che riguardano la nostra città, una la Filarmonica per i suoi 100 anni, Laudamo, l'altra è quella della Vara di quest'estate e oggi il mito di Colapesce. Per cui andiamo oltre lo stretto perché i collezionisti di tutta Italia oggi parleranno di Messina e di un mito che è tutto nostro, che se ne dica, che visto che molte città siciliane cercano di accaparrarsi questo nostro mito, io ricordo a tutti quanti che la colonna che regge sta proprio sotto Capo Peloro, per cui erano 3 colonne e una è nostra. Siamo stati contattati, come è stato fatto grazie al circolo filatelico per la Vara, che abbiamo curato ogni dettaglio perché venisse, insomma, alla fine dal punto di vista grafico attenzione a tutti i particolari. Le Poste invece non si sa, hanno agito così in maniera autonoma e ci hanno fatto questa sorpresa. È un'incongruenza, ecco, che noi rivendichiamo praticamente la paternità di questo mito, anche perché se ne parla nei secoli, in tutta la letteratura, ecco, di questa appartenenza allo stretto di Messina. E poi stranamente nella cartolina è tagliata proprio la città di Messina, boh, misteri della fede. La cartolina che, insomma, ha qualche piccola contestazione, il francobollo è di ottima fattura e in ogni caso là si evince proprio che la città di Messina oggi lo emette per la prima volta, per cui a livello nazionale si sa che si parte da qua.